Buonasera amici, siamo quasi a Pasqua e vi preparo una favolosa pastiera di grano. Questa è una ricetta tramandata da nonna a mamma e figlia, elementare, diversa dalle altre. Se mi seguite vi spiego la mia ricetta. Incomincio a fare prima la pasta frolla. La pasta frolla è tutto in fila, ecco qui, occorrono 300 g di farina, 100 g di zucchero, 100 g di burro, e due uova. Adesso vi faccio vedere come la preparo in un lampo. Ecco qui, già ho pesato. Questi sono 300 grammi di farina. Ecco qui. Facciamo un bel foretto centrale, così. E mettiamo subito dentro 100 grammi di zucchero che già ho pesato. Una volta messo i 100 grammi di zucchero, mettiamo subito anche il burro, ecco qui, il burro. Io il burro già l'ho cacciato 10 minuti prima dal frigo, senza scioglierlo. Lo amalgamiamo un po' in mano, lo pasticciamo, vedete? Lo facciamo sciogliere leggermente un pochino in mano, ecco qui. Vedete? Col calore delle mani si incomincia a sciogliere. Ecco qui. Ho inserito anche qui il burro. E adesso ci sono le uova, due uova. E le inseriamo qui dentro. Ovviamente adesso con calma impasterò tutto. Incomincio a schiacciare un pochino il burro, amalgamo bene lo zucchero, così le uova devono... Bisogna amalgamarle nello zucchero e il burro, ecco qui. Ecco qui, semplicissimo. Ecco qua. Adesso amalgamiamo il tutto. Incominciamo a impastare tutto. Ecco, come potete vedere, vedete che bel panetto. Che bella frolla, guardate, che bella, bellissima. Adesso è quasi pronta, l'avvolgiamo bene così, facciamo una bella palla e la mettiamo in una pellicola trasparente in frigo per mezz'oretta circa, in modo che si rassoda un po'. Ecco, come potete vedere, la mettiamo nella pellicola trasparente. Ecco qui, la chiudiamo bene e la mettiamo nel frigo per circa mezz'oretta, mezz'ora, un'ora, il tempo che prepariamo tutto l'impasto. Però non vi ho detto una cosa importante, che la mia torta di grano la farò rettangolare, non tonda. Adesso vi faccio vedere. Ecco, giunto il momento di impastare. Praticamente occorre 500 g di ricotta di pecora, eccola qui, bella fresca fresca. Poi 300 g di zucchero semolato, circa due bicchieri, 300 g. Poi dopodiché 500 g di grano. Questo è grano già cotto, già pronto, mezzo chilo. Allora, ripiloghiamo. Mezzo chilo di ricotta, 300 grammi di zucchero, mezzo chilo di grano, poi occorrono 4 uova che adesso prendiamo, in ultimo una fiala di questa qui, se vi piace. Fiale a fiore di arancio e una bustina di vanillina. Semplicissimo. Adesso vi faccio vedere mano a mano i passaggi. Le uova non le ho prese ancora perché c'ho poco spazio sul tavolo. Adesso vi faccio vedere i passaggi. Allora, adesso incomincio a inserire la ricotta in uno schiacciapatate. Come potete vedere, incomincio a mettere la ricotta e la schiacciamo, come potete vedere. Ecco qui, nella ciotola. Tutta la ricotta, così. Si preleva dal piatto, la inseriamo nello schiacciapatate e la schiacciamo. Eccola qua.
qui. Dopodiché passiamo alla fase successiva. Ecco, adesso dobbiamo aggiungere 300 g di zucchero. Cominciamo a accendere qui. 300 g di zucchero. Piano aggiungiamo il resto. Ho dovuto chiudere, altrimenti non mi riuscite ad ascoltare. Ho praticamente messo mezzo chilo di ricotta di pecora schiacciata con lo schiacciapatate e poi ho aggiunto 300 g di zucchero semolato. Adesso devo inserire mezzo chilo di grano, mezzo chilo di grano, mano a mano, piano piano lo inseriamo. Inseriamo mano a mano tutto l'impasto. Ho inserito tutto il mezzo chilo di grano, come potete vedere, e incominciamo di nuovo a mescolare il tutto, a impastare. Ecco. Adesso incorporiamo le uova una a una. Ecco qui. Incorporiamo e centrifughiamo. Impastiamo. Ora aggiungo la bustina di vanillina e subito dopo anche una bella fiala di fiore d'arancio, se vi piace, una fialetta di fiore d'arancio. Qui dentro la potete personalizzare, potete mettere anche il cedro, i canditi. I miei figli non piace, perciò io non li metto. Ecco qui, adesso mettiamo la vanillina. La vanillina e incominciamo a girare. Ecco. Ho aggiunto di aggiungere la fiala di aroma di arancia, eccola qui. Ecco, fatto. L'impasto è pronto, adesso lo mettiamo nel tegame, ovviamente con la pasta frolla. Prima la pasta frolla e poi mettiamo tutto dentro. Ecco, appena prelevato la frolla dal frigo, è stata circa un'oretta,
e con un mattarella la incominciamo a stendere, così, piano piano. Piano piano stendiamo l'impasto. Ecco, è tutto pronto. La pasta frolla l'ho stesa nel tegame, le strisce poi sono pronte e adesso ci mettiamo subito l'impasto dentro e lo inforniamo. Ecco, l'impasto è così, bello liquido, non mi impressionate perché dopo vi dico la cottura diventa tutto perfetto. Ecco qui, lo versiamo. Ecco qui. Cominciamo a metterci le striscette sopra. Ecco, come potete vedere è pronta. Ho fatto le 7 strisce come diciamo da tradizione e non dite che non vi piace l'impasto perché questa è una ricetta antica di pasticceria che mia nonna ce l'ha conservata a noi figli e nipoti. I figli serve a mia mamma e noi nipotini. Perciò provatela prima di giudicare, non rimanete delusi se la cucinate. Adesso la inforno a forno ventilato secondo ripiano 200 gradi centigradi. Per circa 10 minuti, dopo l'accendo a 180 gradi per circa 1 ora e 5 minuti, poi fate la prova a stuzzicadente. Ecco, l'ho appena sfornata, io ho messo già lo zucchero a velo, a me piace bella dorata, se a voi piace più chiara la fate cuocere 5 minuti in meno, a me piace bella esternamente croccante e dorata e profumatissima, è la fine del mondo. Ecco qui, mettiamo altro zucchero a velo. Poi ve la faccio vedere domani tagliata, faccio uno short breve e ve la faccio vedere tagliata domani perché adesso se la taglia si rovina perché è ancora bollente. Grazie che mi avete seguito fino a qui e cortesemente lasciate un like e un piccolo commento e se vi fa piacere iscrivetevi anche al mio canale. Grazie di cuore, un forte abbraccio a tutti.